Siete connessi con Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Coloro che sono attratti dalla non violenza. Coloro che sono attratti dalla non violenza. Dovrebbero, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, partecipare all'esperimento. Su M2O tutti i giorni alle 2 del pomeriggio su M2O. Sì, sì, ogni giorno comincia la storia. Ecco, punto, infatti. Questo è il D'Agostino Problematic Alternative Program. Quanto meno te l'aspetti show. Ok, eh? Buon pomeriggio. Lui è DJ Maxwell e io sono Gigi D'Agostino. E poi dopo ti spiegherò anche a te che non sai cos'è il Problematic Show. Grazie. Adesso ci ascoltiamo un attimo questa storia qui, ci sentiamo dopo, arrivederci. Un po' questi tamburelli qui. Dobbiamo cambiare. Ah, c'è un altro utensile. Siamo nella zona ferramenta. Questo è il D'Agostino Problematic Show con tutti quegli altri. Basta. I'm
Se volete alzare le mani al soffitto e tenere fermi i lampadari, lo dico per voi. Alzare le mani in alto, cioè alzarle tutte e due verso l'alto, è fondamentale, è determinante, perché fermi il momento, cioè quel momento lì che è bellissimo, lo celebri, no? Lo fermi, dici fermo un attimo perché è bellissimo e voglio rimanere un attimo su questo momento qua, no? Poi anche un po' per protesta, come dire, cioè, nel senso che ti piace e che è bello, vuoi urlare quel momento lì che ti piace, poi alzare le mani, quello che io poi dopo farò su di te, se sbagli qualcosa, peggio, altre cose. Mi mancava questa cosa. Posso spiegare velocemente, cos'è il problematic alternative, quanto meno te l'aspetti show. Cioè nel senso che non è che sempre c'è questo show, è inaspettato, cioè lui tunk ogni tanto arriva. Sì. Io non ti dico quando. Infatti ieri mi hai avvisato. Ho detto lo facciamo così, sì. Lo facciamo così. Oggi così. Invece gli altri giorni magari siamo più nascosti, rimaniamo nascosti dietro i colpi di cassa. Sì. Anche perché uno ha anche un po' paura. Infatti. E invece ogni tanto poi, arriva così. Vabbè. Poi c'è il problematic, perché effettivamente è qui subentri tu. No. Problematic. Ho capito. Alternative, perché l'alternativa, cioè è un programma, è un cammino che non è coerente. Certo. È incoerente. Arrivederci. Questi utensili, la catena di utensili che vi stiamo dando, ve li forniamo, è giusto, ho sbagliato la grammatica, tu correggimi se la conosci, ovvio. No, colpi di utensili sui tendini di Pippo Baudo, poi dopo ti spiego perché, ma non da fargli male, giusto un piccolo rimprovero perché c'è qualcosa da dire. Sì, poi dopo ti dico.
si filtra, devo capire da solo che sta per finire o sta succedendo qualcosa al brano. Sono io che sto. Sì? Sì. Se puoi anche smetterla di dare fastidio. No, dicevo, no, perché Pippo ieri ha insultato un po' così, a prescindere. Sì. Sai quando spari nella mischia, sì, no? Sì. Perché gli ascolti, insomma, non sono quelli che si aspettava. Sì. E quindi si è incazzato un po' con tutti, no? Ah. Ora, il problema, è, secondo me, sì, è che adesso che lui non fa gli ascolti, si preoccupa della TV e di quello che viene trasmesso in TV. Sì. Ma se lui ieri sera avesse fatto gli ascolti differenti, il problema non se lo sarebbe posto. E quindi qua vedo, è un po' marcia la cosa, non mi piace tanto. Sì, allora non è che ti puoi preoccupare solo perché tu non ottieni il risultato, quindi sei un po' massacrato. Sì. Anche perché basta. Pippo, sì, vabbè, Pippo è il festival comunque, si sa. Sì. Però io sono un po' contrario a questa lotta e gara agli ascolti. Non mi è mai piaciuto, soprattutto sai quelli tipo Striscia Notizia che si alzano e applaudono perché hanno vinto la serata. Non mi è mai piaciuta. Non va bene. No, secondo me no. Infatti, sì, noi infatti siamo felici perché non ci ascolta nessuno. Non è vero. Non è vero, noi ci ascoltano, ti ascoltano in no, tanti. Però ti spiego. Però tu non lo dici. No, ma io ho detto così. Perché io, se io penso che c'è gente che mi ascolta, sono timido e non mi oso. Allora penso che non mi ascolta nessuno, così dico tutto quello che penso. A caso. Hai capito in che senso? Deciso. Sicuro? Perché quando fai quella faccia non capisco se è partito il pezzo nuovo. Ci sentiamo, sì, dopo, arrivederci. Fermi i lampadari, io ve l'ho detto. No, perché poi bellissimo, questo è veramente significativo, Questo nelle serate, nei live, in quei momenti magici lì, che non so mai come chiamarli. E ecco, quando entra lui o lei, la canzone o lui il brano, c'è un attimo proprio, cioè si uniscono gli sguardi, si uniscono le braccia, i gomiti. Aggregazione. Sì, bella quella parola lì. Poi segnamela che dopo. No, è veramente bello, davvero. Mani, ecco, qui invece le mani verso il cielo vanno veramente per fotografare il momento, sì, perché poi quel momento lì te lo ricorderai per sempre, lo racconterai agli amici. Sai quella sera lì ero con Gigi D'Agostino, però ritrovo con tutti i brividi, sai quando ti viene la pelle un po' quella lì. Sì, la pelle d'oro. Bellissimo. We'll be right back.
Benvenuti, benvenuti insieme a noi su questa, o in questa, o con questa, non so come fare a dire, questa marcia trionfale sul mondo, in mezzo alle cose belle, in mezzo alle cose naturali, no? In mezzo alle cose spirituali, in mezzo a quei cosi lì che abbiamo nella testa, sui muri della mente, no? Abbiamo la struggenza, la gioia, tutte quelle storie belle. Non ce la faccio a dire tutto quello che penso, sta finendo tutto. Non volevo dire tante cose belle belle, ci sentiamo dopo la pubblicità. We are go blow, original bandy Lero. Hands up in the air for Gigi D'Agostino. We are go blow, original bandy Lero. Hands up in the air for Gigi D'Agostino. Benvenuto, questo è il D'Agostino molto problematic show per diversi motivi che ora non posso stare qui a spiegarvi, anche perché non li so sempre. La ricerca del nesso nello sconnesso. Bella questa. Vabbè, ogni giorno alle 2 del pomeriggio noi siamo qui, a volte nascosti, a volte esposti, ma comunque noi ci siamo. Veramente mi è arrivata una lettera dall'alto, sì. Che mi la lettera, sì. Mi consiglia di non parlare di politica. Ah beh sì, soprattutto in questo periodo perché c'è la campagna, sì. No, c'è proprio solo la campagna. Il resto è il momento ti prometto, praticamente, sì. cioè il periodo ti prometto, tanto promettere non costa niente. Insomma, il periodo prevede, adesso non ho ben capito, credo di aver capito che se tu parli male di un di quelli, sì. Devi parlare male allo stesso modo anche degli altri. Sì. E non, su questo non c'è nessun problema. Perché tanto io voglio dire una cosa che non, cioè non ha un dislivello. Sì. Ho un pensiero veramente uniforme. Non posso dirlo, però uniforme. È uniforme, sì, capito? Perché tanto voglio dire, io non mi fido.
Sì. E quindi non si tratta di parlare male o di insultare, quello tanto lo sanno cosa si pensa, lo sanno tutti. No, e il punto è proprio fidarsi. Hai capito? Allora, se tu mi prometti una cosa ma non ti prendi le responsabilità, cioè ma non lo scrivi proprio, sì, dici io ti faccio questa cosa e se non accadrà io mi faccio questa cosa, no, ma adesso vabbè, fa ridere, però se ci pensi sarebbe bello, no? Allora dici io non ottengo quello che mi hai promesso e quindi tu paghi una penale e per 10 anni vivi con 700 euro al mese, magari te e la tua famiglia, e poi dopo mi licenziano. Ho esagerato. Niente, si parlava del più e del meno. Arrivederci, buon ascolto, è stato veramente bello. Mi portano via, aiuto. Sì, sì, è così, a tempo, sì. So che ho parlato troppo, lo so. Volevo solo lasciarvi il nostro numero per gli sms, se volete scriverci. 333-6467-662. È scritto? Non scriveva la penna? Tutto a posto. Vabbè, prossima volta stai più attento. Lo vedo una volta ancora. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Problematic Show su M2O, musica allo stato puro, uno spazio pulito, uno spazio puro. State ascoltando i nostri problemi a tempo. Attraverso i suoni vi raccontiamo le nostre disgrazie. Gigi D'Agostino e il DJ Mac Swell ogni giorno, 2 del pomeriggio, su M2O. Se parte il disco, che ne mi frega qua. Partono. Vabbè, ciao. My name is...
trova il tempo, cambia la tua vita. Non subire, non subire. Sensazione se non trovo le persone con cui posso ironizzare, contemplare il naturale, condividere il silenzio e poi dire cosa penso. Senza poi dover passare una giornata lì a spiegare. Con gli amici sintonia, storie forte così sia. Con gli amici sintonia, il malessere va via. Io con loro condivido del mio amico, io mi fido, c'è totale trasparenza e non posso stare senza. Riposino, respirazione, non ti lasciare cambiare la tua vita. Dove il tempo mi cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Dove il tempo mi cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Dove il tempo e cambia la tua vita. Non ti lasciare cambiare dalla tua vita. Dove il tempo e cambia la tua vita. Deve essere più forte del sogno. No, dicevo, eri attento. Sì, sì, no. Il sognatore deve essere più forte del sogno. La possibilità dell'impossibile può essere soltanto sognata. Svegliamoci, apriamo gli occhi, ma non dimentichiamo quello che il sogno ha cercato di insegnarci. Devo ripeterlo. No, capito, è importante questo. Non dimentichiamoci. In generale, dico. Non dimentichiamoci. Vabbè. Poi. Questo legna, questo
sono abbiamo ripreso a tirare le legnate dietro le ginocchia di Pippo Baudo. Sai quando ti tirano la, cioè che cadi un pochino? Sì, sai il botto da dietro, non quello, cioè proprio da dietro le gambe così. Sì, sì, eh? Sì, è preciso come immagine. Sì, no, perché da, cioè non è che fa male. Beh, però insomma, no, dopo, dopo provo a farlo. No. Anzi adesso, arrivederci. Questo spacca tutto, no, te lo dico proprio, Infatti. Questo adesso infatti ti lascio che ti spacchi tutto e poi dopo dico la cosa che devo dire. Buona spaccata, arrivederci. Quel giusto male. No, volevo giusto ricordare velocemente un paio di appuntamenti, perché ce ne sarebbero tantissimi, però sennò poi diventa troppo. Allora, due. Uno è questo sabato. Sabato, non so quanti. Ah, il primo marzo. Di marzo, primo marzo. Ecco, il primo marzo a Latina. Latina è nel Lazio, in Italia. Siamo lì nel Lazio, proprio verso Latina. La discoteca si chiama 24.000 baci, noi alle ore 22-22.30 siamo lì, si balla, si sta insieme, si parla, ci si abbraccia, tutte cose belle. E poi c'è un altro evento importante, il mercoledì 19 marzo, la festa dell'amore a Milano, a Rolling Stone, a Milano. No, perché magari uno poi... senti questo che bello, senti... niente da ridere, metti, cioè in ginocchio, ma non è mica sottomissione. No, e adorazione. Adorazione.
D'Agostino Problematic Show. Ci ritroviamo tutti qui per passeggiare un po' a tempo insieme, per condividere un po' tutto quello che immaginiamo, che pensiamo. Arrivederci. È arrivato il momento per le aziende che ci supportano, sì, che hanno scelto di portare qui la loro pubblicità. Qualche istante, poi noi torniamo, eh? Ce la fai? Sì, sì. Se hai pazienza, scusami se ti disturbo. Tra un istante proprio noi ritorniamo qui. We are go blow, original Bandy Lero, hands up in the air for Gigi D'Agostino. We are go blow, original Bandy Lero, hands up in the air for Gigi D'Agostino. Noi adesso e poi, cioè nel senso poi quello che costruiremo insieme, stando insieme, condividendo, festeggiando, celebrando. Problematic Show Alternative, quantomeno te l'aspetti mix. Ogni tanto arriviamo, ci esponiamo. Se volete entrare in casa Doug per raccontare le vostre cose, conoscere gente nuova, parlare del costo della frutta, di qualsiasi cosa, il sito è www.alternative.com.
www.casadag.com, oppure c'è il sito quello là www.gigidagostino.com, ma lì sono altre cose, c'è la mia faccia brutta e quindi altre storie. No, prima dicevo noi adesso e poi, senza di te perché avevi perso le cuffie, perché il titolo del brano, un brano che non si può spiegare, però tutto fa nel senso che noi ci incontriamo, stiamo insieme, condividiamo, ci diciamo delle cose e in base a questo, in base ai nostri ideali, ai nostri sogni uniti, si c'è vedrà poi. Sì, magari ci picchiamo oppure ci perché ma no, ma nel senso sempre verbale, certo, figurati, certo. Io non ti metterei mai le mani addosso, sì. Davvero, non sono proprio, cioè peggio. Guarda, segui, aspetta, no, che guarda, ascolta, dice, segui le mie indicazioni, per favore, no, non sbagliare, perché... Allora, tu adesso, no, rallenta, lascia dilatare il suono, rallenta questo brano, okay, che sta andando. Aspetta, vai, vai giù, un vai mese. Giù, vai giù, vai giù, così, così, lascia dilatare il suono e la vibrazione sarà sempre più profonda, vai giù, ecco, ecco. Portala più o meno, è lì, lì, è giusto, è il suo piano. È giusto, adesso a tempo se riesci, non è, vabbè, prova, entra così, ecco, così, quasi, bellissimo, abbastanza, abbastanza, sì. Bellissimo, ma questo che cos'è? No, arrivederci addio, proprio, arrivederci. Just a lie.
sai perché? Sai perché mi piace tantissimo Moby? Sì. Non lo so. Beh, Moby è un grande da tanto tempo. Infatti, no, io suonavo già, mi sembra nell'89 più o meno, e qui si capisce che sono vecchio. Suonavo già i suoi vinili, che erano altre cose, insomma, un po' differenti. Però quello che mi piace di lui è che non è un genere musicale, è proprio, cioè, Moby è Moby. È un suono, è un mondo. E questo è bello, negli anni se ne è fregato del giudizio, della moda, di tutto, e Moby continua a suonare il suo suono, no? Suonare il suo suono, si può dire. Sì, sì. Mi piace, questa canzone è anche molto bella, è veramente forte, e quindi basta, ciao. D'Agostino, Problematic Show, molto problematiche. Different Problematic. Sì, però non vorremmo sapere il problema. Vabbè, arrivederci allora. Differenti strade, i differenti sogni, i differenti momenti. No, dai, stavo cadendo alla fine. No, le differenti possibilità, cerco in qualche modo di dare delle alternative, no? Sì. Perché, come ho già detto più volte a me stesso, più possibilità ho di poter scegliere, no? Certo. E più possibilità posso dare a me stesso di che aspetta. E infatti, tipo adesso, più cose dico e più no, questa no. Come no. È bella questa. Bella. È fatta tua, te lo ricordo, artista. Gigi D'Agostino. Ecco, insomma, più cose ascoltiamo. Non vi fossilizzate su un'arte sola, su una canzone sola, su un dipinto soltanto.
giorno. Vi aspettiamo per l'abbraccio giornaliero. Noi apriamo le braccia tutte e due. Sì. Così, come vedi, anche di più, guarda, sì. così posso anche contenere più persone. Bella apertura, beh, come dire, in tutti i sensi. No, è intesa mentale. Subito vedi, certo, che vai. Ma no, io. No, e ogni giorno c'è questo forte abbraccio che vogliamo darvi e darci. Alle 2 del pomeriggio noi siamo qui. Io sono Gigi D'Agostino, lui è DJ Macco. Ogni giorno ci siete anche voi. Ogni giorno c'è M2O che ci permette di raggiungervi, di raggiungerci, di stare insieme, di raccoglierci nel sogno, sì, nell'immaginazione. Mi sono perso. No, perché io quando so, cioè, è talmente bello che dico Madonna, cioè immagino nel mentre che dico e mi perdo in questa cosa qui e fantastico. Che bello, senti che bello. Grazie veramente a tutti, anche a te, ciao. Finalmente. Ciao. We are go blow, original bandy Lero, hands up in the air for Gigi D'Agostino.